Gesù muore in croce. In questo venerdì di passione prevale nella liturgia il silenzio, il mettersi di fronte alla croce di Cristo per contemplare il gesto di amore che Dio offre sulla croce in Cristo Gesù. Dal Vangelo secondo Giovanni. I soldati, poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti. Ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato e la tunica. Gesù non possiede più niente. Le sue vesti strappate e divise. Ma quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d'un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. La tunica viene descritta di grande valore, non viene strappata. Sarà la sorte che deciderà il suo proprietario. Così si compiva la scrittura che dice: si sono divisi tra loro le mie vesti, e sulla mia tunica hanno gettato la sorte, e i soldati fecero così. In questo gesto si compiono le scritture. Gesù è l'agnello di Dio. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gli altri discepoli sono scappati. È rimasto solo questo piccolo gruppo di donne e un apostolo. Tutto ci parla di un fallimento, ma in questo piccolo gruppo c'è l'inizio della Chiesa. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Dopo le nozze di Cana, Maria ritorna nel racconto del Vangelo. A lei, madre, donna, è affidato il discepolo. In Giovanni Maria trova un figlio. Egli è simbolo della Chiesa. Non una comunità di perfetti, ma di discepoli, che si lasciano amare da Cristo, rimangono impotenti sotto la croce, accolgono Maria come madre. Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Accogliere Maria significa essere come lei, forti nella prova, disponibili alla volontà di Dio. Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: «Ho sete». Privato di tutto, Gesù non può che attirare tutto in sé. Svuotato della vita ormai donata, l'universo trova qui il suo centro. Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Un ultimo sorso per dire le parole ultime e definitive. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Tutto ha il suo compimento sulla croce. In Cristo che muore troviamo il cuore della vita. È questa la morte di Dio che morendo dona lo Spirito. In questo giorno cerchiamo il silenzio, in un vuoto senza parole, nell'ascolto che non ha fretta di risposte. Guarda in silenzio la croce di Cristo.